Ana, Sì. buon pomeriggio. Buongiorno. E torni lì, però lì dovrebbe essere, credo, un'ora o 2 ore in più, no? Dall'Italia. A Bucarest, differenza di un'ora. Quindi sono le 5. Sì. Ok. Allora, Ana, un'ipnosi regressiva per te oggi. Esattamente quali sono i punti che vuoi toccare con questa ipnosi? Ma i punti che vorrei toccare con questa ipnosi sarebbero, cioè questo cerchio che lo sento dietro, dintorno alla testa, che mi dà molto fastidio quando vorrei mettermi a fare meditazione, a stare tranquilla. Questa pressione che lo sento fra il cuore e i polmoni. E quella presenza che è molto insistente, molto ingombrante, che mi vuol fare canalizzare, diciamo. Questo sarebbe. Cioè, vuoi dirmi che c'è una entità Sì, che si fa sentire ti con. spinge per essere canalizzata da te? Sì. Tu l'hai canalizzata mai qualche volta? No, 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 e non lo vorrei neanche farlo perché c'è la sua presenza, si annuncia con un odore molto sgradevole, quindi mi sono fatta subito un'idea di che cosa si tratta. Quest'odore più o meno a cosa assomiglia? Cioè, delle volte è come se tagliassi un pezzo di fegato, no? Crudo, è molto brutto, sgradevole. Quindi un po' come carne putrefatta potrebbe essere questo. Sì, c'è qualcosa molto sgradevole, molto. Poi con vari odori di chiesa, hai capito, di quelli. Non lo so, c'è nessuno che può assomigliare a qualcosa di Senti, questa piacevole. mi dici che vuole essere canalizzata, ma Sì. tu come te ne accorgi? Esattamente cosa senti? Praticamente sento la presenza come se avessi vicino un campo di energia, ma un campo di energia negativo, nel senso che ti fa rabbrividire, cioè si sente freddo, si sente la pelle, ti si fa la pelle, ti viene la pelle d'oca, questo odore sgradevole, cioè non ti puoi svaliare, non è una cosa. E senti che in qualche maniera vuole entrare nel tuo corpo? Sì, praticamente nella mente. E come No, lo non senti? che vuole entrare, che ti vuole manovrare, cioè praticamente ti vuole sottoporre ai suoi comandi. Ma tu come lo senti questo? Cioè, qual è l'impressione, la sensazione che hai quando questa entità cerca di... Semplice, perché ti vuole bloccare la mente. Quindi io devo fare resistenza per. Cioè, tu avverti che ci sono dei pensieri che non ti Sì, appartengono, sì, sì. stai pensando o ricordando cose che non sono tue, no? No, il problema è che cominci, praticamente ti si blocca la mente e non riesci quasi a pensare più a niente. Cioè, è un po' difficile da D'accordo. spiegare. Questo più o meno da quanto tempo ti succede? Non lo so, saranno stati 5-6 mesi, diciamo, non saprei una data esatta. Da 5-6 mesi a questa parte? Le modalità sono stati, diciamo che hanno provato in vari modi. Quest'ultima è stata più lunga. I problemi hanno cominciato, io ho fatto un percorso energetico, diciamo, come se mi alzassi la vibrazione, qualcosa del genere, e si vede che ho dato fastidio, quindi sono stati intervenuti subito, in senso che quando si avvicinano li senti, non lo so, è una, due, tre, non li vedo, percepisco solo la loro energia. E praticamente ti bloccano la mente, cioè devi fare una resistenza pazzesca. Io dopo una cosa del genere sono proprio sfinita. E tu dici che hanno cominciato a farsi sentire quando hai cominciato ad elevare le tue vibrazioni, Sì, no? sì. E Questa diciamo che è stato 4-5 anni fa.
E cioè, pian piano ho fatto varie cose, hanno provato in vari modi. E ultima è stata questa, diciamo, 4-5 mesi fa, è stata molto più insistente, molto più Scusa, aggressiva. ho capito male allora. Da quando sono cominciati dalla prima volta questi effetti? Dalla Da prima quanto volta tempo? questa da sempre. Cioè da quando sei nata, Sì, no? però il problema è che prima non sapevo di cosa si tratta, non lo so quanto riuscivano, quanto. Quindi l'ultima volta è stata 4-5 mesi Sì. fa. Ok. Proprio che giusto e conciso, sì, diciamo che 4-5 mesi fa hai fatto un lavoro, non so come, adesso magari me lo spieghi brevemente, giusto per capirlo, per elevare le tue vibrazioni interne, no? Ma ho fatto varie tecniche energetiche e poi mi sono informata, cioè perché avere le informazioni, tanta informazione su queste cose aiuta molto perché capisci di che cosa si tratta Sì. e riesci praticamente a non avere, perché quando si avvicinano la prima cosa che senti è una paura tremenda. Di che cosa non lo sai perché te non vedi niente, senti, hai delle percezioni e non sai di che cosa si tratta, quindi è incontrollabile questa paura. Ok, d'accordo. E come hai fatto? Quale metodo hai utilizzato per elevare le tue Ma i vibrazioni? metodi, tutto quello che mi è capitato, ho cercato sempre di capire di che cosa si tratta, quindi ho letto tantissimo e così sono arrivata anche da te, no? Sempre facendo così. Ma per me ha funzionato così. Io il computer non lo so usare praticamente, però mi metto davanti, mi metto nella mente quello che voglio sapere, una cosa che mi interessa e stranamente arrivo a avere delle risposte, cioè arrivo praticamente a leggere tutto quello che mi interessa, come se qualcuno proprio mi volesse dare la risposta. Sembra una cosa sciocca, ma con me funziona così. Va bene, d'accordo. Anna, quando vuoi cominciamo, se non hai altro da aggiungere. No, no, Va bene. potrebbe bastare anche così. Mettiti comodo e cominciamo. Sì. Dovresti abbassare un po' la camera, la webcam. Così va bene. Sì, così va bene. D'accordo. Va bene, allora Ana, adesso mettiti pure comoda, chiudi gli occhi. Adesso l'unica cosa che devi fare è ascoltarmi. Ok. Adesso cominciamo la prima fase, che è la fase del rilassamento del corpo. Io ti accompagno in questa fase contando verso il basso da 10 a 1 lentamente. E tu puoi sentire, Ana, che lentamente il tuo corpo si rilassa sempre di più. Dieci. Senti che ad ogni mia parola il tuo corpo si appesantisce sempre di più, lentamente. Nove,
Puoi sentire questo senso di pesantezza. Cominciare dai tuoi piedi. Adesso i tuoi piedi sono pesanti e cominciano a sprofondare lentamente verso il basso. Lentamente. Adesso puoi sentire questa piacevole sensazione di pesantezza arrivare fino alle ginocchia, lentamente. Senti la parte bassa delle tue gambe. Sprofondare lentamente verso il basso. Questo senso di pesantezza comincia a riempire le tue cosce completamente fino al bacino, lentamente. Adesso le tue gambe sono pesanti e sprofondano lentamente nel divano verso il basso. Lentamente. Da questo momento. Qualsiasi rumore attorno a te qualsiasi movimento attorno a te non ti distraggono ma ti rilassano. Sei pesante, rilassato,
tranquillo. Anche la tua schiena è pesante e sprofonda verso il basso, lentamente. Anche il tuo ventre si appesantisce. Anche il tuo petto si appesantisce. Tre. Le tue spalle pesanti. Le tue braccia pesanti. Le tue mani pesanti. La testa pesa profonda, comodamente nel cuscino. Rilassata. Tranquilla. Adesso, prima di cominciare, dimmi, Anna, se in questo momento la tua mente si è svuotata, oppure se stai pensando qualcosa. No, si è svuotata. Bene. Adesso io conto
da 1 a 3. E tu, lentamente, entri in un ricordo, uno qualsiasi. Che sceglie la tua mente. Lei sa quale. Non mi arriva niente. Ancora presto, ancora presto. Fra poco arriva un ricordo. E adesso dove ti trovi? In quale ricordo sei? Praticamente mi passano davanti un sacco di immagini, ma non si ferma niente. Puoi fermarle tu. Ferma tu le immagini, scegli una. Non ci riesco. Allora lo faccio io. Cioè, Quello come un veloce. film che gira molto, molto veloce. Allora, con il tuo permesso lo faccio io. Adesso conto da 1 a 3. Al mio 3 schiocco le dita e tutte queste immagini si fermano e tu ne scegli una. Al mio 3. 1. 2. Ok, dicevi? Praticamente mi viene, vedo come sulla Terra sono questi globi luminosi, questi, ma sono pochissimi, sono pochi, di persone che sono riusciti a creare quell'energia di amore, di stare in quel posto di amore, sono pochi, queste entità, perché c'è il campo intorno alla Terra è praticamente pieno di entità. Ce ne sono tantissimi, e di questi posti luminosi che ti dico non sono tanti, sono abbastanza pochi, non si possono avvicinare, praticamente si tengono lontano. E vedo anche forse delle persone, cioè vedo anche dei globi luminosi, ma molto più piccoli, come se fosse, mi viene in mente come se fossero le persone che stanno lavorando a formarsi questo campo. Dove vedi queste bolle luminose più grandi? Vedi delle, nei gruppi di persone? Se immagino il globo terrestre nella parte dell'India, nella parte del Tibet, nella parte della Cina, nella parte della Siberia, il resto sono di meno. In Europa quanti ce ne sono? Sono 7-8. 7-8 gruppi?
Non lo so se sono gruppi o proprio persone, ma queste sono persone molto molto elevati dal punto di vista Scientificamente. energetico, proprio come se fosse, non lo so, noi li chiamiamo maestri ascesi sulla terra, santi, non lo so, sono pochi. Osserva se sono gruppi o se sono persone. No, sono persone, perché ognuno si deve elevare personalmente, individuale. Cioè, Osserva. delle volte si formano dei gruppi, ma c'è cioè, giusto per poter aiutarsi fra di loro, no? Però a un certo punto, a un certo momento, bisogna staccarti dal gruppo e continuare la strada da solo. Osserva chi è da solo adesso nel suo percorso in Europa. Riesce a identificarlo? In Spagna mi esce uno, un solo globo, per esempio. Chi sarà? Non saprei dirtelo. Dov'è esattamente? Come se fosse. Dividiamo Spagna in due a metà, no? Un pochettino più in giù dalla metà, ma non molto. In Italia dove sono? Sai che non vedo nessuno? Francia. Uno. Germania. Due. Inghilterra. Uno. Portogallo. No. Osserva in quali altri punti d'Europa? E Russia. Quattro. Quanti ne ha in Russia? Stati Uniti. Cinque. Canada. Tre. Messico. Sette. Brasile, Sei. Argentina, Otto. Colombia, No. non ce ne sono? Costa Rica, Uno. Venezuela, Cuba. No. Cina. Ok. Cina ce ne sono tanti. Cioè, possono essere anche dei sciamani, possono essere anche dei. Osserva l'Africa. Ci sono, ma di dimensioni più piccoli. Australia. Sì, ci sono. Afghanistan, No. Iraq, No. Iran, No. Palestina, Ci sono piccoli, dei globi piccoli. Israele, No. Turchia. No. Grecia. Bene. Due. Adesso di a questa entità chiedi cosa utilizza esattamente per manipolare elementi. Paura. Utilizzano dei dispositivi?
Anche. Quali sono questi dispositivi? Eterici. Come sono fatti e come funzionano? Dice che non possiamo noi comprendere. Che ce lo dica lo stesso, anche se non lo comprendiamo. Sono dei dispositivi che ti rimettono nel campo nostro, non nel campo fisico, non nel corpo fisico, nel nostro campo eterico. Vengono inseriti nella parte della mente o anche in altre parti del corpo? Dipende da dove ne hanno interesse, possono essere anche nella parte della mente e anche nelle altre parti del corpo. Nel tuo caso, controlla se hai dei dispositivi nella tua testa. Praticamente ho tutta la testa in una nebbia. Può È questo caschetto che mi dicevi tu, questo cerchio? darsi. Controlla il tuo corpo e dimmi se vedi qualcosa nel tuo corpo, dal collo verso i piedi. Sono dei fili che partono dalla testa, ci arrivano in tutto il corpo. A cosa serviva questo dispositivo? Controllare i miei pensieri. Fino ad ora sono riuscito a controllare i tuoi pensieri e a prenderti energia. Delle volte sì, ma c'è parte di questi dispositivi sono riuscita a bruciarli io. E poi mi hanno inseriti degli altri. Per quale motivo si sono permessi di reinserirli quando già ne avevi bruciati alcuni? Qual è la condizione perché loro possono ripresentarsi a installarti dei dispositivi? Allora, lavorano con entità di varie frequenze. Se questi dispositivi ti li mettono delle entità di una frequenza più bassa, riesci anche da sola, alzandoti la frequenza, di distruggerli da sola. Però quelli che ti rimettono, diciamo, delle entità di una frequenza più alta, perché ce ne sono anche di quelli, Certo. cioè praticamente fai più fatica. D'accordo. Bene. Come si chiama il posto da dove viene questo capo? No, il posto è sempre nella nostra dimensione, ma ti dico, è in una bolla. Cioè, è nella nostra dimensione, nello stesso tempo, come se fosse separato, come. Lui è il capo di quanti tipi di esseri, o razze, o chiamali come vuoi. Cioè, lui dice di tutti. Beh, non credo di tutti, perché credo che gli esseri che sprigionano l'amore non riesce neanche ad avvicinarsi, no? Sicuramente lui non c'entra niente con quelli. Chiaro, per questo voglio sapere quali sono gli esseri che lui comanda, come si chiamano, le varie classi, i vari gruppi o le varie razze di essere a cui lui comanda.
con tutti quelli che noi chiamiamo negative, tipo quelli che hanno la forma di insetti, tipo quelli che hanno forma di rettili, senza corpo che sembra che vengano da un'altra dimensione, perché non sono di qua. Vengono da un'altra parte, non sono, cioè, lui praticamente collabora anche con quelli da un'altra dimensione. Non è un tipo di collaborazione, cioè lui ha i suoi interessi, come se usasse per i suoi scopi. Cioè, il suo intento è di tenere la razza umana intontita in questo stato, perché se uno riesce a capire come stanno in verità le cose, si stacca da lui e per loro è la fine. Lui conosce Ashtar. Sembra di sì. Chi è Ashtar per lui? Dal punto di vista gerarchico è più in basso di lui. Quanto più in basso? Cioè, mi si proietta come una piramide, lui è nella cima di questa piramide e questo Starsheran è, diciamo, 4-5 livelli più sotto di lui. Tra lui e Ashtar, quanti altri esseri ci sono? Come si chiama? 4-5. Come si chiamano? Dal basso, da Ashtar, verso lui. Ci sono altri che vengono da altre dimensioni. Come si chiama? Non hanno un nome e non hanno una forma. Sembra che prendono le forme che desiderano, sembra. Lui conosce un certo Gesù. Sì, la conosce, però non collaborano. Conosce un certo magma. Dicono, dice, non sono sulla stessa barca, cioè non collaborano. Conosce un certo Allah. Sì, ma non. Hanno interessi diversi. Chi è Allah? Dice che non lo interessa, non mi risponde, non mi dà. Questi ultimi nomi che gli ho fatto, conosce queste entità o non le conosce? Dice di conoscerle. Ha avuto mai a che fare con loro? Dice che non mi interessa. Conosce coloro che sono stati papi sulla terra? Quando hai detto la parola papi, praticamente si è formata come un raggio nero che va sulla terra da lui. C'è un'onda di energia negativa che collega lui con i papi, non lo so perché. Questa energia nera, Sono collegati, sì, però da un. questa energia nera
passa energia dai papi verso lui? Come se fosse un collegamento quasi diretto, quasi, cioè come se fosse una fanta di luce nera. Dico luce, però non è proprio luce. A cosa servono questi canali energetici? Anche per comando, anche per ricavare energia. Perché il penultimo Papa ha lasciato il suo posto e non ha aspettato di morire per cederlo? Dice che è qualcosa molto più complicato. Da cosa è dipeso? Non lo so, c'è Papa Ratzinger, poi mi arriva la massoneria e ce ne sono altre cose che non riesco io a Chi ha deciso distinguere. allora questo processo? Chi ha deciso il cambio di Papa prima della morte del Papa in atto? Cioè, la decisione è nata non proprio dall'alto, dalle entità un po' più in basso, quindi cioè, è stata una loro strategia. È stato a deciderlo? Come si chiama? Come se fosse un gruppo, ma non un gruppo di umani. Cioè, vedo come se fosse un tavolo rotondo e tutto intorno sembrano persone, però non sono persone. Questo tavolo rotondo in quale punto si trova? Si trova sulla Terra? Dove No, si trova? Quante in un altro piano. entità ci sono attorno a questo tavolo? Dodici. Riesci a identificarle? Cioè, somigliano, sai come sono vestiti i vescovi? Sì. Cioè, come se fossero un vestito simile a queste entità, cioè non sono proprio, ti dico, non sono umani, hanno sembianze umane, ma non sono umani. A quale razza appartengono? Cosa ti viene in mente? Che abitano nel piano eterico, non so cosa vuol dire. Se ti E dico. hanno un diretto collegamento con il clero, con i papi, con i preti, con. Se ti dico quarta dimensione, cosa ti arriva? Mi arriva il basso della quarta dimensione, no? Immagina quarta dimensione come qualcosa che comincia e sale, no? E Quarta la dimensione parte più passa. bassa dalla quarta dimensione. Se dovessimo dare il nome a questo gruppo di persone, o razza, o quello che sia, come potresti identificarli? Quello che mi viene in mente è Arconi. Arconi, Arconti. Arconti, ti dice qualcosa? Perché è stato deciso il cambio di papa prima che l'ultimo papa morisse? Non lo so, servono i loro interessi, ai loro interessi. Certo, e quali sono i loro interessi per cui è stato provocato il cambio di papa? La gente, cioè, doveva essere un cambio nella Chiesa perché la gente comincia a non credere più, non avere più fede, non credere più nella Chiesa. Quindi, Si sono accorti che Papa Ratzinger non era convincente? sì, questo, e avevano bisogno di qualcuno che lo sostituisca, che ricominci a tirare la gente, che fa leva sulla bontà della gente, sulla misericordia, sulla umiltà, sulla cose che la gente è molto sensibile, poi Perché non ha convinto Ratzinger?
Avevo un atteggiamento freddo, distante, distaccato dalla gente, quindi non aveva questa carisma di attirare la gente. Perché era stato scelto quindi? Perché a quel momento che l'hanno scelto si pensava che potrebbe andare bene, ma se le cose cambiano, anche loro cambiano. Girano delle immagini del penultimo Papa con degli sguardi cattivi, se diciamo. Possiamo dire non proprio pieni di pace e amore. Cosa mi puoi dire di queste immagini, di questi scatti rubati alla faccia del Papa, ex Papa? Non lo so se vuoi mettere sul video quello che mi arriva. Delle volte queste entità usano clone nel posto di certe personalità, di certe persone, diciamo, al comando dalla terra. Di certi capi di Stato, di certi governanti in vari Ok. incontri, cioè usano praticamente il corpo di una persona conosciuta, ma dentro la persona c'è qualcun altro. Sì, buono, sono posseduto, ok. D'accordo. Ascolta, sistema il microfono più vicino alla bocca perché si è allontanato. A parte che già non ti vediamo più perché lì in Romania ha fatto già buio. È una tempesta di fuori Ah, sì. tremenda. Ok. Si è scatenato tutto l'universo. Va bene, sarà stata l'autoipnosi magari, chissà. Va bene, adesso andiamo, chiudiamo, che c'è passato parecchio tempo. Adesso ti faccio una domanda, Anna. Sì. Dimmi se tu vuoi essere completamente libera da questa manipolazione mentale o i tentativi di manipolazione mentale da parte di questa entità, direttamente o indirettamente. Oh, che fruscio nel microfono. Sì, sicuramente sì, però perché anche lo scopo di questa ipnosi è proprio questo, di liberarmi, di fare quello che voglio io, di non essere manipolata, di niente, di nessuno. Perfetto. Allora di a questo chiave, come si dice di farsi chiamare, di toglierti tutti gli impianti che sono stati inseriti nel tuo corpo, nella tua testa, eliminare tutti i dispositivi, tutto quello che non appartiene a te, di toglierlo e poi di essere lasciata completamente per sempre. Diglielo e dimmi cosa succede. Stanno tirando dei fili, lo fanno molto malavoglia, non è che... Ci credo. Chi lo sta facendo? Sempre quei piccoli. Quelli che stanno attorno a lui manipolati? Sì, ma è una bella distanza fra lui e questi di giù, questi giù. Una distanza a livello gerarchico, diciamo. Sì. Lui praticamente non si avvicina alle persone, non esce da quella bolla, è da lì che comanda tutto, no, ma non... Quindi ti stanno staccando i fili, non è così? Se proprio sì. Mentre sta con i fili, cosa fa lui? Arrabbiato proprio di brutto. C'è qualcosa che vuole dirti mentre lo fanno? No. Cioè, se come stasse girando, si è arrabbiato proprio. No, perché si arrabbia tanto? È una persona che si sta sganciando, ne ha milioni, non capisco, la vedo troppo sproporzionata questa reazione, perché reagisce così? Sì, perché sempre più persone si stanno sganciando ultimamente da lui, li sta praticamente perdendo e noi siamo la fonte di energia per lui. Chiedigli se lui mi conosce. Conosce che cosa? A me, se conosce me.
No. Ma come se ti mandasse uno sguardo di rabbia, brutto, vedo cattiveria nel suo sguardo, non vedo niente di buono, niente di... Stanno in quella frangia di frequenza. Di questo sono fatti. Va bene, andiamo avanti. Raccontami cosa stanno facendo questi uomini, esseri. Praticamente questo cerchio che ce l'ho intorno alla testa, da questo cerchio partono dai fili in tutto il corpo e li stanno tirando. E questo cerchio in alto è collegato, cioè va in alto. Digli di arrivare al momento in cui tutti gli impianti sono staccati, estratti da te. Sono tantissimi. Infatti, ne possiamo accelerare il Tutto tempo, dappertutto. possiamo andare direttamente al momento in cui sono tutti staccati e disinnescati. Vai a questo momento. Sì. Cosa vedi? Questo cerchio con i fili che l'hanno messo da parte e lo stanno guardando. Digli di distruggerlo. Si guardano uno all'altro. Sì, l'hanno disintegrato. Bene, continua. Cos'altro hanno estratto? A niente, stanno guardando. Controlla se tu hai qualcosa nel corpo ancora. Degli innesti, dei fili, qualcosa. Cosa nella fronte, come se fosse un triangolo nero. A cosa serviva? Cioè per bloccarmi la vista, non la vista fisica. Bene, quello che non ti permetteva di vedere bene, Sì. che ti faceva vedere quella nebbia, beh, Sì. digli di toglierlo, che lo rimuovano. Come se fosse un cristallo tutto nero. L'hanno rimosso? Sì. Digli di distruggerlo? Non voglio, no. Distruggerlo? Continua, osserva se hai ancora qualcos'altro nel corpo. Dispositivo nella sommità della testa. Dispositivo strano, non so come descriverlo. Cosa serviva? Come se mi fosse tagliato il mio collegamento con altre entità di luce superiori, ma proprio entità di luce vere, non Certo. come loro. Digli di toglierlo. Sì. E di distruggerlo. Sì, si Controlla se hai ancora qualcos'altro. è spolverato tutto. Nelle tempie, tutte e due, come se fosse delle piastrine. Allora, adesso di a questo Yahweh che deve togliere tutti gli impianti che ha nel corpo, però tutti. Non dobbiamo stare lì a osservare ogni volta e a far togliere quelli che vediamo.
deve fare togliere tutti immediatamente. Cioè, praticamente io non sono collegata con Yahweh, io sono collegata con quello molto molto di sopra, con il capo da sopra, quello Yahweh manipolava, sta manipolando quelli religiosi, quindi il mio collegamento va diretto a quello nella bolla. Probabilmente a causa di questa connessione, di questa atmosfera. Beh, digli di toglierti tutti gli impianti direttamente e velocemente, però tutti, che non abbiamo tempo da perdere. Non stiamo qui per scherzare. E dimmi cosa succede. Ne ho tanti nel campo energetico, cioè praticamente non nel corpo fisico, nel campo energetico, come se fossero delle nebbie sottili, scure. Devi rimuovere tutto. Sì. Fatto. Sì, sopra la testa mi è rimasto come se avesse una cupola nera, qualcosa che mi isola di tutto quello che è cioè non mi posso collegare agli esseri di luce, alle vibrazioni di luce, alle frequenze alte, cioè mi crea un ostacolo, come se fosse un campanello, qualcosa, ma Va bene, Anna. D'accordo, di natura eterica, qualcosa, non è qualcosa. sono tutti componenti che fanno parte di un sistema che ha uno scopo ben preciso. Quindi adesso senza soffermarci sui dettagli, perché il tempo in ipnosi è molto importante, dobbiamo cercare di risparmiarlo al massimo. Devi rimuovere tutti gli impianti, però tutti, tutti, senza stare a guardare chi, quando, dove, che forma hanno. Tutti, tutti. Quando Si vedi. sta già sottiliando, cioè, come se lo stassero tirando come un tubo, lo stanno tirando. Tutto fuori, perché è un impianto molto complicato, non possiamo stare Sì, appunto, tempo a sono tutti molto complicati, non sono semplici. via, tutti via. Immediatamente, velocemente, tutti via. E man mano che mi ritirano queste cose, anche la distanza fra me e cioè spariscono tutte queste gerarchie fra me e questo essere da sopra. Cioè si allarga la distanza. Continua, dimmi cosa succede e dimmi quando ha finito di rimuovere tutto. Ne ho nello stomaco, nell'ombelico, cuore. Cioè stanno tirando tutto, stanno dissolvendo, li stanno aspirando. Beh. Ok, mi sento, cioè, da tutto il corpo come se mi sta qualcosa, mi sta risucchiando da tante parti, li ho avuti e mi sento molto più leggera. Posso fare un respiro profondo adesso, Certo. non ho più quella compressione che ce l'avevo. Certo. Fai pure. Cioè, si sente già effetto. Sì, hanno tirato e è sparito praticamente il collegamento con quell'essere di sopra, si è chiuso. Osserva se ci sono altri impianti o collegamenti vari nel tuo corpo? Sembra di no. Osserva con calma.
No. Bene. Adesso dia questo Yahweh. Non so se è ancora lì o se è sparito. No, praticamente si era aperto come un tunnel di collegamento, come e si è chiuso. Bene, quindi già è tutto completamente Sì, disconnesso. sì. Va bene, allora niente, il processo è finito. Dimmi se in quella stanza vedi qualche altra entità, quella da dove siamo partiti con l'ipnosi. Se ne sono andati via tutti, perfetto. Ok, dimmi se ti senti pronta per rientrare. Sì. Benissimo. Adesso quindi rientriamo. Dato che tu mi dicevi che adesso ti senti collegata con l'entità di luce, non avevo capito bene, adesso che sei senza questi impianti. Diciamo quando ero più piccola avevo questa capacità, man mano che sono cresciuta sono stati bloccati, mi sono. Quindi per adesso ancora niente, no? Vabbè, E ovviamente. ultimamente quando sono io riuscita a bruciare tanti impianti e a bruciare tanti collegamenti, praticamente mi hanno messo di questi che non mi davano più la possibilità di collegarmi con altre dimensioni, di andare, di entrare in quel stato di pace, di luce, praticamente mi hanno tagliato il modo di fare. Va bene, adesso preparati Anna perché è già tutto finito. Adesso conto da 1 a 5 e mentre conto tu lentamente rientri nel tuo corpo, nella tua mente completamente al tempo presente da dove sto parlando. 1. Comincia ad entrare nel tuo corpo e comincia a sentire il tuo corpo che si alleggerisce sempre di più. E puoi sentire questa sensazione di leggerezza dai piedi. Adesso i tuoi piedi non sono più sprofondati e pesanti come prima, ma sono leggeri, molto leggeri, e sembrano volare, anzi stanno volando. E la sensazione è meravigliosa. 2. E questa sensazione comincia ad entrare per le tue gambe fino al bacino. E adesso le tue gambe, tutte le tue gambe sono leggere. Stanno volando e ti sempre senti più leggera, piena di luce, piena di energia, piena di tranquillità, di pace, di serenità. 3. Continua a rientrare nel tuo corpo, nella tua mente. Senti la schiena che si fa leggera, l'addome che si fa leggero, il petto leggero, le spalle, le braccia, le mani. Tutto il tuo corpo è leggero, leggero, pieno di luce, pieno di pace, pieno di tranquillità, pieno di energia. 4. Anche la tua testa adesso è leggera, tutto il tuo corpo è leggero, stai volando, è come volare, ti senti come se volassi, una sensazione sublime, meravigliosa, stupenda. E senti una sensazione di benessere, di pace e tranquillità per tutto il corpo, per tutto il tuo essere. 5. Apri gli occhi. Oh. Ok, ci siamo, mamma mia. Scendi la luce, Anna, non ti vediamo. In Romania già fa buio presto, Sì. rispetto alla Spagna. Cristina, vieni a aprire la lumina. Ok, Ok. come ti senti, Anna? C'è un po' mi gira la testa. Questo è normale. Come ti senti fisicamente? A parte fisicamente. Come se avessi rilasciato qualcosa, cioè come se avessi portato qualcosa per tanto tempo, dopo lo rilasci e hai bisogno di quel periodo che ti. Ecco. Ti devi ristabilizzare. E spiritualmente come ti trovi? Come ti senti? Bene, molto più libera, più rilassata. Cioè, è quel stato che lo sto cercando da un po' di tempo. Cioè, bene. Ok.
Avevi fatto mai ipnosi prima d'ora? No, però avevo desiderato da tanto tempo, ma non trovavo la persona. Sono molto selettiva, molto, cioè mi lascio molto guidata dall'istinto. Cioè, praticamente è prima volta quando ho sentito un tuo video, cioè, è stato già stabilito che io farò questo con questo una seduta di ipnosi. E quindi come intanto permetti la divulgazione di questo video? Assolutamente sì, cioè il minimo che posso fare perché anch'io ti ho trovato così, eh. Ok, e quindi vorresti spiegare a chi sta guardando il video e chi non è mai entrato in ipnosi, come non l'avevi fatto tu fino a poco fa, cos'è stare in ipnosi, come ci si sente, com'è l'ipnosi, si è coscienti, non si è coscienti? Come funzionano queste entità? Si è Come funzionano? cosciente tutto il tempo, cioè praticamente riesci con l'aiuto di una persona, te in questo caso, ad andare a chiarire le cose che non riesci da sola. Io questo cioè questa sensazione ho avuto, quindi è un aiuto grande che non è da poco dopo. Cioè, io praticamente non sarei riuscita ad arrivare a fare questo lavoro da solo, questo è poco ma sicuro. Cioè, poi cioè, molto sicuro perché sei molto consapevole, sì, praticamente sai tutto il tempo cosa fai, cosa succede, quello che dici, quello che vedi, quello che ricevi. Cioè, non c'è niente da aver paura, io non ho trovato assolutamente niente di strano, perché cioè, si crede che l'ipnosi insomma può essere anche qualcosa di negativo, dipende da chi lo fa, dico io, ma come lo fai te in totale sicurezza. Di Grazie per la tua testimonianza, se vogliamo. niente. Beh, se non hai altro da aggiungere, io ti saluto, puoi farmi sapere quando vuoi, mettiti in contatto con me, mi fai sapere come va, eccetera. No, Ok, intanto ti ringrazio. grazie a te. Io stacco la registrazione, però rimani un attimo in linea Ok. per sbrigare le ultime cose. Sì.